E direi voliamo a Cellammare, ma in realtà ci andiamo in treno perché in viaggio il sindaco di Cellammare, Gianluca Vurchio, a cui do il benvenuto e il buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Sindaco, abbiamo già commentato nei giorni scorsi la notizia di questa aggressione verbale, quasi fisica, diceva, finanche quasi fisica, sì, che ha ricevuto nei giorni scorsi, che purtroppo ci dà un segnale di un momento che lo vediamo tra quello che succede a scuola. Tanti episodi che purtroppo in qualche modo ci portano tutti nella stessa direzione e ahimè ci piacerebbe parlare di belle notizie, come spesso facciamo quando veniamo a Cellammare, quando raccontiamo anche ciò che voi amministratori cercate di fare. Però in questo caso purtroppo ci dobbiamo ritrovare a parlare di questo episodio. Purtroppo sì, viviamo in un clima che è davvero incandescente. Io anche quando qualche giorno fa leggevo delle notizie legate al professore a Bari, diciamo di quel professore di Bari, così come quando leggo altre notizie di aggressione, davvero diciamo resto allibito, così come ritengo che i sindaci sono non esposti ma sovraesposti, diciamo, in quanto, voglio dire, autorità locali, in quanto riferimenti principali della cittadinanza, ma questa sovraesposizione sicuramente non può tramutarsi in aggressioni verbali e finanche fisiche, perché quello che a me è capitato domenica nella mia comunità da parte, diciamo, di personaggi noti alle forze dell'ordine non deve assolutamente capitare a nessuno, nemmeno al semplice cittadino, non deve capitare a chiunque, come ho avuto modo di scrivere. Quindi viviamo davvero in un clima incandescente. Io ho fatto una nota al prefetto e al questore dove ho espresso tutta la mia preoccupazione per il clima che si vive, conoscendo, voglio dire, l'importanza dei sindaci a livello locale, la sovraesposizione, però questo non può assolutamente giustificare questi episodi nella maniera più assoluta. Da uomo delle istituzioni oggi, pensa che ci sia un problema sociale legato a problemi sociali, socio-economici, di disagio, o c'è un problema invece forse anche di un senso di impunità in qualche modo, perché poi alla fine chi compie questi atti in qualche modo se la cava più o meno sempre, come si immagina, come nel sentire comune si pensa? Ha esattamente centrato il problema. C'è innanzitutto un disagio sociale legato alla difficoltà economica della gente che è disperata e che cerca lavoro o che ha il lavoro e purtroppo vive con un misero stipendio. Poi c'è il problema della giustizia oggettivamente. Io ho avuto il coraggio di querelare, l'ho fatto, e l'ho fatto, diciamo, con profondo senso delle istituzioni, ma l'avrei fatto anche se fossi stato un semplice cittadino. Molto spesso capita che i cittadini però girano la testa dall'altra parte, perché la persona che quereli molto spesso se la cava con un semplice avviso e magari potrà essere anche arrestato, ma qualche giorno dopo è fuori. Quindi c'è anche un senso di sfiducia nei confronti della giustizia. Infatti questo è un problema purtroppo molto molto grave. Speriamo però ovviamente di dover tornare a Cellammare, poter tornare a Cellammare soltanto per parlare di belle iniziative organizzate dalla vostra amministrazione, insomma, proprio per continuare in questo viaggio nell'area metropolitana. Nel frattempo io ringrazio il sindaco di Cellammare, Gianluca Vurchio, per essere stato qui con noi questa mattina. Grazie sindaco. Grazie a voi, grazie di cuore. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro e buon viaggio, perché sappiamo che, tra l'altro, anzi lo ringraziamo doppiamente il sindaco, perché sappiamo che questa mattina era un po' aveva qualche problema, era in fase di spostamento, ma noi invece ci fermiamo per qualche istante perché dobbiamo passare la palla alla nostra redazione sportiva per parlare di calcio, per parlare di Bari. Da me invece una buona giornata.